nessuno ti dirà. Ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Oggi parliamo di strade dissestate, non è una novità. Sì, però il nostro sportello reclami oggi ha deciso di rispondere ad una segnalazione. Una strada dissestata in località Bagnoro che spesso deve essere percorsa da un'ambulanza per prestare servizi ad un giovane disabile. Vediamola. Ciao a tutti amici e amiche, in questa puntata di Sportello Reclami siamo al Bagnoro, esattamente zona Scopeto. Ci ha chiamato una signora che ci spiega cosa succede da quelle parti. Succede un gran cancan. Noi abbiamo la strada dalle mille buche e non sappiamo come risolvere il problema per una persona portatrice di handicap. Abbiamo chiesto a tutti, per favore... Nessuno ha fatto niente, mi sono sentita in dovere di chiamare chi può fare un qualcosina in più. E specifichiamo e spieghiamo bene, questa è una strada vicinale. Sì, ecco. Però l'amministrazione mi aveva promesso che qualcosa avrebbero fatto. È da prima di Natale che mi promettono, siamo arrivati a Pasqua e penso che sia giusto che qualcosa si sia mosso. Purtroppo il marito della signora è disabile e ha bisogno di cure. Ogni settimana, almeno un paio di volte, l'ambulanza lo viene a prendere per portarlo a fare le terapie. Ma su questa strada, naturalmente, transitare per un'ambulanza con una persona disabile a bordo diventa davvero un'odissea. E si sovrappone problema a problema. Ma qualche piccolo intervento in questa strada è stato fatto? Sì, ma non cose di cui ora c'è bisogno, perché ora c'è bisogno di un intervento veramente serio. Quanti siete ad abitare qui a Scopeto? Siamo 10-11 famiglie, però nessuno ha un handicap, solo noi abbiamo questo problema. Soprattutto, lei come cittadina, come si sente? Io come cittadina mi sento zero, perché mi sento proprio messa da parte. Io ho contattato l'ufficio manutenzione, bla 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 bla, l'assessore Dringoli, bla 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 bla, però io ancora, guardate com'è la strada. Questo signore dovrebbe tornare alla fine della settimana e poi fra una settimana dovrebbe ritornare. Cioè è un susseguirsi di dimissioni e rientri, però con una strada così. L'ambulanza per transitare su questa strada ed arrivare a casa sua fa davvero i miracoli. Ci portano loro, però... Loro ci dicono sempre, noi facciamo del nostro meglio, però non possiamo assicurarvi che il paziente sia tenuto perfettamente in equilibrio oppure perfettamente seduto, perché la strada è quella che è. Poi suo marito si può muovere solo con questo mezzo che sta utilizzando lei in questo momento. A casa sì, ora sì, perché non può stare tanto in macchina, non può stare... E quelle poche di volte che può uscire, come può fare con un mezzo così e una strada così? Fine della prima parte di Sportello Reclami, restate con noi a tra poco per la seconda parte. Seconda parte di Sportello Reclami, siamo in zona Bagnoro per vedere in che stato è una strada che viene percorsa spesso da un'ambulanza. Vediamo. Amici e amiche, seconda parte di Sportello Reclami, ci stiamo occupando di una signora che ci ha contattato per suo marito che purtroppo ha un grave handicap, è disabile, deve essere portato almeno un paio di volte alla settimana in ospedale, però l'ambulanza deve percorrere questa strada che porta a casa sua, una strada per la verità vicinale ma che è completamente dissestata, quindi ogni volta diventa un'odissea. Allora, siamo qui per affrontare un problema che sinceramente può capitare a tutti, perché può capitare di avere persone disabili in casa e dover combattere con quelle che sono le barriere architettoniche.
Cioè, siamo nel 2014, tutte le persone che hanno questo tipo di problemi dovrebbero essere messe in condizioni per raggiungere il proprio domicilio. D'accordo che è una strada vicinale, ma visto che il comune è già intervenuto in piccoli modi a suo tempo, cioè, dovrebbe intervenire per un... cioè per una sistemazione più sicura, perché il diaino qui buttato sicuramente non è la soluzione migliore, perché è una strada che è anche in discesa, quindi quando piove questo ghiaino viene praticamente portato nei fossi che ci sono accanto, e quindi oltre che l'inconveniente di allagamenti, perché al momento che poi questi fossi si tappano c'è anche questo problema qui, le buche che si vengono a formare non sono sicuramente la situazione più idonea per chi è portatore di handicap. Le buche presenti in questa strada sono tante e soprattutto profonde, e qui davvero diventa un problema transitare. Quindi, cioè, visto che si spende soldi per cose che magari a volte sono futili, un intervento più decisivo per sistemare questo piccolo tratto di strada, perché la signora diceva c'è stato messo a disposizione il ghiaino, ma l'abbiamo dovuto spargere noi perché ce lo portano, poi dobbiamo fare noi. Cioè, cercare di sistemare questa strada in modo tale che possa essere d'accesso anche per, praticamente a volte ci possono essere ambulanze, ci possono essere interventi che servono immediati, cioè mettere questa strada in condizioni di essere percorribile. Allora, a questo punto facciamo un appello all'assessore Dringoli. L'assessore Dringoli il problema lo sa già, perché gli è stato telefonato 3, 4, 5 volte, lui sa qual è il problema, mi ha promesso che l'intervento sarebbe stato fatto al più presto possibile. Io non ho visto niente, si metta una mano nella coscienza. Inevitabile e doveroso il diritto di replica per quanto riguarda l'assessore Franco Dringoli. Sì, il comune rispetto a questo caso specifico che è conosciuto, adesso abbiamo già deciso di coinvolgere gli altri proprietari, perché tutti devono concorrere alla sistemazione della strada vicinale, e anche il comune a quel punto certamente dà il suo contributo. Questo mi dà un po' anche l'occasione, oltre al fatto specifico del signore, al quale verremo incontro chiaramente in qualche modo, però anche di toccare questo problema delle strade vicinali, che sono molte nel nostro territorio comunale, e quindi il comune viene sollecitato ad intervenire, però io devo appunto ribadire che per legge, per normativa, il comune in questi casi può solo dare un contributo che non può mai superare il 50% dell'intervento. Se sono strade sterrate, poi portiamo effettivamente anche con difficoltà in questo momento, però portiamo la ghiaia per la sistemazione. E spesso ci troviamo ovviamente dei proprietari che sono quelli che vi abitano, che quindi hanno interesse a intervenire. Poi gli altri invece, che magari non vi abitano ma hanno i terreni, hanno i campi, un uso occasionale, che se ne disinteressano. E così appunto non va bene, e così si arriva all'abbandono e al degrado di tante strade. Non possono essere solo quelli che vi abitano, che hanno magari sono due o tre, a concorrere a una strada che invece viene utilizzata a uso pubblico, appunto viene utilizzata da tante persone che ne fanno anche magari uso con mezzi agricoli, e quindi la sciupano più degli altri. Dobbiamo assolutamente, tutti devono assolutamente concorrere, altrimenti il degrado aumenta e noi facciamo un'opera di pressione. Altrimenti dovremo percorrere una strada complicata, quella dei consorzi obbligatori, il che significa che a quel punto diventa come una specie di condominio, anche chi non intende partecipare però sarà chiamato attraverso i ruoli a concorrere. Ecco, io credo che deve prevalere il buon senso, e quindi un appello un po' a tutti i cittadini che sono frontisti di queste strade, veramente a concorrere e a venire incontro a chi invece appunto vi abita per la sistemazione.
È tutto per oggi per quanto riguarda Sportello Reclami, speriamo di poter darvi buone notizie su questa vicenda, se non dovesse così essere torneremo, ma speriamo di no, a parlare dell'argomento, quindi linea a Roberto Francini. Vogliamo ricordarvi le nostre coordinate per mettersi in contatto con noi, sportelloreclami@teletruria.it, la nostra pagina Facebook che anche oggi si arricchisce di un servizio, il servizio è andato in onda oggi, è subito postato, dove potete vederlo e rivederlo e magari linkarlo e farlo circolare nella vostra cerchia. Poi potete mandarci anche un fax o semplicemente venire anche qui in redazione. Grazie a Massimo Gianni, grazie al Partito delle Cicale, grazie a tutti voi che ci seguite quotidianamente su Teletruria. Alla prossima! Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze.